La Moldavia e la sua regione secessionista della Transnistria hanno ripreso a parlarsi. Economia e trasporti sono i temi trattati nell'incontro tra il primo ministro moldavo, Iurie Leanche, e il presidente dell'autoproclamato Stato di Transnistria, Yevgeny Shevchuk. Sullo sfondo le prospettive di integrazione con l'Unione Europea che il governo moldavo non vuole lasciarsi scappare. Pensiamo, ha affermato Leanche, che la zona di libero scambio che verrà a crearsi con l'Unione Europea porrà le basi per un sistema di relazioni commerciali trasparente tra le nostre imprese e il mercato unico europeo. Più scettici i toni del presidente della Transnistria. Fino a quando ogni dettaglio non sarà chiarito, c'è il rischio che un accordo tra la Moldavia e l'Unione Europea finisca per danneggiare le nostre relazioni con la Moldavia. I rapporti tra Chisinau e Tiraspol sono particolarmente freddi dopo il referendum del 2006, con il quale il 97% degli abitanti della Transnistria si sono espressi a favore dell'indipendenza dalla Moldavia per unirsi alla Russia. Un progetto che nemmeno Mosca ha mai sostenuto, dal momento che Russia e Transnistria non hanno alcuna frontiera in comune.